Ciao ragazzi, bentornati su Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso episodio abbiamo fatto il giro di tutta Hisui. Abbiamo girato tutta Hisui, tutte le zone, insomma, a raccogliere le poesie. Mio Dio, quanto è durato lo scorso episodio? Abbiamo raccolto tutte le singole poesie. In tutta Hisui, ricordo. Ora, una cosa molto importante. Sono molto importanti perché spiegano un po' della lore, un po' di... il tempo, insomma. Raccontano cosa è successo in questa terra. Unica cosa, non è una quest. Si può fare come non fare. È una scelta propria. Io l'ho fatta, ci ho perso una valanga di ore. Però ne sono contento. Ho preso un bel po' di roba. Ho smattato un pochino, però ho preso un po' di roba. Ora, cosa faremo in questo episodio? Andremo a catturare, fra virgolette, l'ultimo Pokémon che ci manca. Ovvero Giratina. Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E dove si trova Giratina? Giratina si trova, in realtà più che altro si sblocca, dopo aver battuto Etelo. Se vi ricordate, eravamo andati al Tempio di Sinnoh, abbiamo battuto Etelo, dopo che ci aveva rivelato prima ci aveva rivelato cosa aveva fatto lui. Poi, era apparso Giratina, l'abbiamo battuto sia nella sua forma normale che nella sua forma alternativa ed è sparito Giratina. Poi, dopo essere tornati al villaggio Giubilo, siamo stati informati che c'era qualcosa di strano nella costa oltremare. Quindi noi dovremo andare alla costa oltremare. E mi chiedo proprio dove. Grotta Ritorno. Ciao Giratina. Allora, stiamo attenti. Extra senso. Ok, ti faccio veramente poco. Ricordo, Giratina è potentissimo. La scorsa volta ci ha demolito. Ok, ma noi adesso siamo molto più forti. Extra senso. Ok, Ultra Ball. No, dai. Ok. C'è qualcosa che luccica lì dove si trovava Giratina. Grigio sferoide, grande cristallo scintillante che, se usato su Giratina, lo riempie di energia e gli permette di cambiare forma. Allora, niente, abbiamo catturato Giratina. Va benissimo, allora, avevo una mezza idea di fare qualcos'altro se il video era molto corto, e a giudicare da quanto è corto. Vabbè, poi devo anche potenziare Giratina, quindi... potenzio Giratina, faccio cosa vuole il professore e se avanza tempo, e penso avanzerà del tempo, faremo una cosa extra. Comunque, Giratina,
Ma ciao, essere diabolico! Allora, come sei uscito tanto per... Wow! Allora, te dovresti avere degli attacchi fisici. Dragartigli, vabbè, esatto, oscuro tuffo. Dovresti essere attaccante misto. Quindi non mi ricordo quale stats dovrebbe abbassarsi, non mi ricordo proprio. Comunque, allora, le stats sono queste. Allora, adesso intanto vieni fuori. Mamma mia! Carino. Allora, come sei ora? Allora, prima avevi 257 di attacco speciale, ora hai 220. 213 di attacco fisico, 184. 204 di difesa speciale, 238. 188 di difesa, 220. 187 di velocità, che quella non cambia. Allora, la forma così è più difensiva. La forma origine, fra virgolette, chiamiamola origine, ha più potenza, ma meno difesa. Oh, mamma mia, questa cosa è proprio... Cioè, scusa, se lo utilizzo, fallo rientrare istantaneamente, no? Allora, e comunque perché ho fatto questa cosa? Per cambiargli forma. Perché alla fine vale come punto extra. Ora, cosa devo fare con Giratina? Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Devo utilizzare uno scurtuffo, oscuro tuffo, dragartigli e tecniche potenti. Va bene, ci vediamo tra 2 secondi. Etelo è tornato a raccontarmi l'accaduto. Mi ha detto che Giratina ha scelto di proteggere Hisui, dopo aver scoperto di non aver speranze contro di te. Ci ha anche raccomandato di studiare Giratina a fondo e inserirlo nel Pokédex. E poi si è incamminato per chissà quale meta, dicendo che forse non ci saremmo visti mai più. È un peccato. Quel giovane teneva tanto a vedere il Pokédex completo. Adesso... sì... Allora, interessante, permettimi di aggiornare e lo abbiamo già completato. Piccola cosa, non conta il cambio di forma purtroppo, conta solo per questo, per l'aspetto. Forma originale, forma alternativa, alterata. Non conta come punto extra, quindi vabbè. Sei finalmente riuscito a completare il Pokédex! In un certo senso, sarebbe quasi più opportuno chiamarlo Dreamrex. No, Dreamdex. Dreamerdex. No, che brutto, mamma mia, no. Non trovi? E non solo, hai anche raggiunto l'obiettivo che ti è stato dato quando sei precipitato su questa terra. Incontra tutti i Pokémon. Well, ecco fatto. Sei riuscito finalmente a incontrarli tutti. Dove andrai adesso? Il Monte Corona, il Tempio di Sinnoh. Non esiste altro luogo in tutta Hisui che sia più vicino al cielo. Nessun luogo più vicino all'universo. Mi chiedo cosa accadrà quando sarai lì. Il mio cuore di scienziato fa già le capriole dalla curiosità. Ma devo ammetterlo. Ma devo metterlo... a tacere stavolta. Questa è la tua avventura, un racconto di cui solo tu sarai protagonista. Sta a te scoprire cosa succederà d'ora innanzi, a te e a nessun altro. Abbiamo entrambi le nostre mansioni.
Tu devi dirigerti al Tempio di Sinnoh. Io invece devo revisionare accuratamente questo Pokédex. Ok, ora abbiamo l'ultima cosa da fare. Anche se, visto che il video è abbastanza corto, direi di fare anche queste cose. Ovvero andare qua giù dove c'è Damon. Il mare. Chissà se anche i Memordei tanto anni... Chissà se anche i Memor... se anche i Memordei tanti anni fa guardavano lo stesso mare. Un mare che non cambia mai nel tempo. Dreamer, devo chiederti un favore. Che favore? Ricorda una cosa che mi spieg... No, riguarda una cosa che mi spiegò mio nonno. La dama sferoide ha il potere di dare al sommo di Alga la forma che ha in un altro mondo. Forte! Ok. Voglio dare tutto me stesso contro il sommo di Alga trasformato. Ti prego, fammici lottare. Ok. Il sommo di Alga ci ha fatto dono del tempo. Fammi vedere di cos'è davvero capace. E va bene. Io, Damon, leader del Team Diamante, chiedo formalmente di affrontare il sommo di Alga per poter comprendere chi sono veramente. Credo sia un po' impari. Ma proprio leggermente. Cannon flash. Ok. La difesa è ridotta. Ok. Umbreon non fa nulla. E Vaporeon guarda. Leafeon usa pendifoglia. Ok. E abbiamo praticamente vinto. Perché gli altri due sono al 32. 34, 32 lì. Quindi alla fine... Cioè... Giusto? Cioè, non ci fanno praticamente nulla. No, 34 entrambi. Allora... Cannon Flash, che è Stab... E tanto perché ci sono. La potenza del sommo di Alga è spaventosa oltre ogni immaginazione. La lotta è finita. La lotta è finita e sto ancora tremando. Mi sembra però di aver afferrato cosa passa per la testa del sommo di Alga. Si deve essere... No, sì, deve essere questo il segreto. Ci vuole una lotta seria per capirsi a vicenda. Se tutti quanti scegliessimo un Pokémon come compagno e lottassimo mettendoci il cuore... Il cuore? La vita qui a Hisui sarebbe molto più interessante. Magari anche noi del Team Diamante potremmo usare l'arena allenamento del villaggio Giubilo. Potremmo allenarci insieme qualche volta, Dreamer. E abbiamo fatto questa missione! Se grazie alle vostre lotte... Verrà tramandato questo desiderio di capirci a vicenda. Vorrà dire che non ho sfidato il sommo di Alga per niente.
Ok, allora andiamo al campo diamante, dove c'è Perula. Dreamer, mi era parso di sentirti mentre suonavo il flauto. Stavo insegnando al team diamante le melodie tramandate nel team perla. Ah, a proposito, ho fatto qualche ricerca sullo splendisferoide. Pare che questo strumento nasconda un potere capace di trasformare il sommo palchia e fargli assumere la forma che aveva in un altro mondo. Io vorrei sfidare il sommo palchia. Vorrei dimostrare che il team Perla non sbagliava a venerare il sommo palchia e a riconoscere in lui il vero sommo sinno. Te ne prego, utilizza lo splendisferoide sul sommo palchia e permettimi di sfidarlo in una lotta uno contro uno. Vorrei assaggiare in prima persona la potenza del Pokémon che ha creato lo spazio intero. Certamente. Farò il primo passo, affrontando l'enorme vastità del mondo. Richiede coraggio e sangue freddo. Non è tanto uno contro uno, contro tre contro uno. Allora, Gemmo Forza! E comunque ripeto, per me... Ok, per me Dialga è il più bello. Cioè, non potete dire la forma è di Palkia è me. Perché sinceramente è un centauro, dai. Allora, Gemmo Forza! Con tecnica rapida. Allora, Geoforza! Tecnica potente! Tanto per essere sicuri, no, sai, 40 livelli di differenza. Allora, attacco rapido ancora. Grazie. Allora, solo perché ho paura che manchi. Solo perché ho paura che manchi, vai. Cioè, quante volte ho usato gli oggetti in lotta? Penso quasi mai. Cioè, nel senso di cure e company. Allora, Fendi Spazio. La potenza del sommo palchia è come lo spazio che si estende in ogni direzione, infinita, incommensurabile, ineguagliabile. Ma quello non era il sommo sinno del team Perla? Davvero... Ma quello non era il sommo sinno del team Perla? Davvero maestoso, non c'è che dire. E anche la loro reggente ci sa fare, altro che. Sbaglio o quelli del team Perla hanno appena riconosciuto la grandezza del nostro sommo sinno, eh? No, del nostro sommo sinno, cioè del sommo palchia. È proprio questo sentimento di rispetto reciproco che vorrei diffondere in tutta Hisui. E vorrei farlo attraverso le lotte. In quanto reggente del Team Perla, ho deciso.
Andremo all'arena allenamento del villaggio Giubilo e cimentandoci nelle lotte faremo conoscere a tutti ciò in cui crediamo. E abbiamo finito! Spero tanto di sì! Ok, abbiamo fatto, non c'era nulla. Adesso ci mancherebbe l'ultima cosa da fare, ovvero fare tutte le vie solitarie, cosa che ripeto non farò, e fare il Pokémon venerato. Ci dovrebbero essere altre quest che ho mancato, tipo... Allora, ho controllato una cosa molto veloce e mi mancherebbero 4 quest. Ma sì, dai, le faccio in questo episodio, tanto. Allora, 3 di queste quest sono di andare dal fotografo, dal quale non ci sono mai andato, e fare una cosa molto particolare. Allo studio fotografico, praticamente a fine Let's Play, allo studio fotografico puoi farti fotografare insieme ai Pokémon. Giovanotto, che ne diresti di fare una bella foto ricordo con il tuo Pokémon? Su, vieni a dare un'occhiata. Allora, entriamo, vabbè. Ripeto, tanto perché alla fine l'episodio è finito, sto solo cercando di completarlo, fra virgolette, al 100%. Io sono un fotografo professionista, immortalo le persone e i loro Pokémon. Vuoi che ti faccia una foto ricordo? D'accordo. Vuoi iniziare la sessione fotografica? Un secondo. Ok, non posso tirare fuori i Pokémon. Allora, cosa vuoi fare? Preparare un Pokémon. Mettiamo Samurott perché è stato il primo. Tutto pronto. Mettiti a destra del Pokémon se non ti dispiace. Cosa vuoi fare? Cambiare sfondo. Blu. No, mio Dio, che brutto. Avanti. Logo del Team Galassia. Sì, molto meglio, molto molto meglio. Allora, indietro. Fare una foto. Allora, posa. Vai con le foto. Premi il pulsante per scattare le foto. Ah, ok, va nella cosa. Premi il pulsante per catturare una foto. Ok. Cioè, serve solo a questo? Wow. Cioè, non serve ad altro questo posto. Comunque, dovrebbe attivarsi una cosa particolare. No? Cosa vuoi fare? Fare una foto. Ah, posso farla anche in solitario. Ok. Te che ci fai qua, scusa? Stavo pensando di scattare una foto insieme al mio Pokémon per spedirla ai miei genitori. Per fargli sapere che va tutto bene. Dreamer, ti andrebbe di unirti a noi? Sì, dai. Ok, direi che così può andare. Tanto per. Allora, concludiamo. E posso fare quelle missioni o no? Cioè, non posso farle? Allora, come dire, è tipo 25 minuti che sto provando a far attivare queste quest. Non si attivano e non so il perché. Allora, praticamente, al fotografo dobbiamo portargli dei Pokémon particolari. Allora, datemi un secondo. Allora, scatti misteriosi nella foresta. Nelle foreste di nelle foto di Focusio
è apparso un Pokémon inaspettato che, secondo il fotografo, potrebbe diventare un ottimo modello. Catturalo e mostraglielo. Dobbiamo catturare un Buneri. La richiesta ottenibile al villaggio Giubilo. Quindi io non capisco come mai. L'ho sbloccato, ma non funziona, quindi boh. Poi, questa è la numero 25. Poi la 44 è scatti misteriosi nella notte. Nelle foto di Focusio è apparso un Pokémon inaspettato e il fotografo ti ha incaricato di identificarlo e mostrarglielo. Bisogna portargli un Duskull. Poi, la numero 62, scatti misteriosi lungo il fiume. In una delle foto di Focusio ci sono due foglie un po' sospette e il fotografo vuole sapere se si tratta di un Pokémon. Dobbiamo portargli un Turtwig. Poi, la numero 72, l'ultima che mi manca, sono le ultime quattro che mi mancano, la richiestuccia di Tella. Tella vuole qualcuno che le porti 100 porri officinali. Io ce li ho, i 100 porri. Li ho messi nella cosa, ma non si attiva l'evento. Non capisco perché non si attivano. Devo far cambiare il tempo? Lo faccio pure, ma non... Non mi cambia niente. Poi Tella chi era? Non eri neanche te. Cioè, io cambio pure il tempo. Però comunque non si attivano. Non si attivano proprio. Non capisco il perché. Proprio mistero. Vabbè, non completerò questo gioco al 100%. Chi se ne frega? E comunque, tanto per ricordarlo, le quest... dov'era? Allora... le comparse multiple, operazione indigestione, nuova crisi, sono dal 95 in poi dovrebbe essere, mi sembra, dal 95 in poi, boh, comprese queste qua, sono tutte dell'aggiornamento. Quindi alla fine io da una parte avrei completato il gioco al 100% se solo queste 4 quest si attivassero, e ripeto, non capisco perché. Comunque, abbiamo finito. Scusate se ho allungato un po' il video, ma come dire, vabbè. Nel prossimo e forse ultimo episodio di Leggende Pokémon Arceus andremo a completare al 100% il Pokédex e a catturare, o meglio, a scontrarci, o penso si possa catturare, il Pokémon numero 238. Ah, piccola cosa. 239. La missione di Manaphy è obbligatoria. Shaymin e Darkrai no, non sono obbligatori. Mi raccomando, questi due Pokémon non sono obbligatori, perché ricordo, Shaymin e Darkrai sono missioni extra se avete giocato a Pokémon Let's Go e Pokémon Spada e Scudo. Se avete giocato a quei due giochi avrete Shaymin, la missione di Shaymin e la missione di Darkrai. Se non avete giocato a quei due giochi non avrete questi due Pokémon. Quindi arriverete a 240. Comunque, dicevo, abbiamo finito. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace, e al prossimo episodio. Ciao!